Buongiorno a tutti e benvenuti a questo videocorso di 3 episodi nel quale impareremo come registrare un beat sul nostro computer. Io sono Geronimo Santi, tecnico del suono, produttore e docente della Adobe Pro Tools presso il Centro Studi Musica e Arte, che tra l'altro ringrazio per aver imbastito questo videocorso ed avermelo affidato. Seppure io sia docente ed utente di Pro Tools, in questo corso andremo a utilizzare un altro Adobe, cioè Reaper. E questa scelta la facciamo per 2 motivi, principalmente. La prima è la semplicità di approccio iniziale, perché ha un'interfaccia molto intuitiva. E ovviamente poi c'è la questione economica. Al contrario di Pro Tools, infatti, Reaper è un software open source che è possibile sfruttare al meglio anche senza la necessità di doverlo acquistare. È un comodo vantaggio, assolutamente, per iniziare. È importante quindi che sappiate che ciò che imparerete qui sarà poi applicabile su qualsiasi altra DAW preferiate utilizzare, perché non è un corso Reaper. Utilizziamo Reaper, ma il corso è volto a imparare a utilizzare il nostro computer per creare la nostra musica. Se ad esempio un giorno qualcuno di voi preferisse utilizzare Logic o Ableton per la loro ottimizzazione in fase di produzione e il fatto che hanno dei VST nativi di gran qualità, lo potete fare tranquillamente. Perché sì, ogni DAW ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Pro Tools invece, ad esempio, io preferisco utilizzarlo principalmente per la semplicità dell'editing e le opzioni che dà su quel tipo di operazione. E mentre appunto Logic o Ableton sono molto meglio improntati anche rispetto a Pro Tools sul fatto della produzione musicale. Qualcuno potrebbe invece optare per Cubase perché è un programma molto versatile. Insomma, come avete già capito, ogni DAW ha i suoi punti di forza e i punti in cui è meno forte, ma tutte possono fare tutto, e quindi con quelle competenze che andrete ad acquisire tramite questi brevi videocorsi potrete andare ad utilizzare non solamente Reaper, ma qualsiasi DAW voi vi troviate davanti un giorno. Quindi, bando alle ciance, iniziamo a vedere il programma. Partiamo dalle basi per capire come utilizzarlo e come utilizzare eventuali altri DAW, e poi andiamo a vedere nello specifico come utilizzare una scheda audio per registrare e una tastiera senza suoni da usare come master keyboard per triggerare i plugin all'interno di Reaper o della nostra DAW. Prima di iniziare a lavorare e di mostrarvi quindi Reaper, volevo segnalarvi questo sito molto interessante, soprattutto per chi comincia, che si chiama Plugins for Free, e qui potete trovare una gran vastità di plugin e di virtual instrument totalmente gratuiti. Se andiamo a vedere, ci sono tante macro categorie distinguibili, quindi le batterie, i vari instrument, chitarra, basso, piano strings, eccetera. E qui possiamo vedere tutto ciò che c'è all'interno di una macro categoria e andarla a scaricare per provarla e scegliere i suoni che ci piace di più. In questo modo possiamo iniziare finalmente a comporre e avere il nostro arsenale di plugin a disposizione. Bene, siamo pronti a cominciare. Ed eccoci qui davanti alla schermata del computer. Andiamo ad aprire Reaper. Ovviamente non sarà il mio primo avvio, ma se lo fosse apparirebbe un messaggio di testo, come prima cosa, che dice che Reaper è un programma comunque che è stato sviluppato e quindi viene richiesto, diciamo per gentilezza e per etica, il pagamento della licenza. Apparirà comunque un pulsante con scritto Still Evaluating che potrete cliccare per poter continuare ad utilizzarlo senza bisogno di acquistare la licenza. Infatti, se vedete in alto a sinistra, qua giù, c'è scritto Evaluation License, significa che non è stata acquistata e ancora in fase di valutazione. Reaper dà 60 giorni di tempo per valutare la licenza, ma in realtà scaduti i 60 giorni, come nel mio caso, non appare più il messaggio di testo e potete continuare ad utilizzare Reaper. Vi invito, nel caso in cui iniziate proprio ad utilizzarlo per lavorarci, a valutare l'acquisto della licenza, poiché comunque ci sono stati spesi, oltre che soldi, un team di persone, di competenze e tutto, quindi meritano tutta la nostra solidarietà da professionisti, ecco. Comunque, andiamo adesso a vedere come sfruttare
al meglio una DAW. Qua giù in alto a destra abbiamo, qua giù dove vedete scritto ASIO, andiamo a cliccare e si aprirà il setup delle preferenze di Reaper. Questo ci consentirà di selezionare innanzitutto il sistema audio di riproduzione e anche di registrazione, ossia la nostra scheda audio, sostanzialmente. In questo momento sono su Audio System ASIO e qua giù fra ASIO Driver, cliccando, possiamo vedere i driver che ho installato sul mio computer. In questo momento sto utilizzando la scheda audio Pro Tools Duet, per cui andrò a selezionare questo tipo di interfaccia. Se per esempio qualcuno di voi stesse utilizzando una Focusrite Scarlett, apparirebbe qui fra i driver installati la Focusrite Scarlett per dire a Reaper: ehi, sto utilizzando questa scheda. Qua giù ci farà vedere quali sono i nostri input e output e ci basterà lasciarli di default. Qui dove sto andando a cliccare abbiamo il sample rate o tasso di campionamento. E che cosa sta a indicare il tasso di campionamento? Significa quanti sample vengono registrati ogni secondo, quindi più sample ci saranno, più sarà nitida la nostra registrazione. Generalmente si utilizza il 4400 kHz, che è impostato in questo momento per quando si deve lavorare solo su audio, e il 48 kHz quando dobbiamo andare poi a sincronizzare audio e video. Quindi adesso andiamo a impostare il 48 kHz. Questo pulsante che vado a cliccare adesso, Request Block Size o Buffer Size su altre DAW, che cosa va a indicare? Va a indicare quanto la nostra DAW sta agendo e facendo lavorare la nostra CPU. Valori bassi, quindi, di block size, come questo, che generalmente vanno dai 32 ai 1024 o anche superiori, volendo, più bassi sono, più la nostra CPU starà lavorando assiduamente sulla DAW, in questo caso Reaper. E a cosa ci serve questa opzione? Ci serve perché un basso valore di block size ci consente di avere meno latenza possibile, cioè il processore lavorerà tanto per azzerare più possibile la latenza, quindi tenere un request block size basso, tipo 64 o anche 32, ci permetterà di registrare ascoltando senza latenza, il che quindi ci permetterà di performare molto meglio. Allora, perché non lasciarlo sempre così? Perché al contrario, quando si andrà poi a fare la fase finale del nostro lavoro, quindi il mixaggio e il mastering, in cui dovremo mettere molti plugin sulle nostre tracce, aumenterà considerevolmente il peso di ciò che andremo a fare sulla DAW. Quindi questo vuol dire che probabilmente a 64 di block size il nostro processore non sarà in grado di lavorare. A quel punto andremo a liberare il processore, indurre latenza che non ci interesserà perché non dovremo più registrare, per cui mettendo un valore più alto di block size, per esempio 1024 di block size o di buffer size, significa che induciamo molta latenza, ma che ci permetterà di tenere la CPU più libera e poter utilizzare molti più plugin nella nostra catena senza che il computer vada in blocco. Detto questo, lasceremo il request block size fermo a 64 perché al momento ci interessa solamente registrare. Andando avanti, è importante vedere su MIDI devices la nostra tastiera o controller da utilizzare in Reaper. In questo caso io ho un Alesis Q25 che in questo momento non è attiva. E come la attivo? Se voglio suonare con la mia 25 tasti, cliccando con il tasto destro dove c'è il nome della tastiera, noi possiamo ad andare a cliccare Enable Input for Track Record Input e qua giù avremo Input che diventa selezionato. In questo momento quindi potremo andare effettivamente ad utilizzare il controller MIDI per suonare con un Virtual Instrument. Molto bene, dopo aver settato quindi la nostra tastiera MIDI, dobbiamo andare a vedere un'altra impostazione molto importante della nostra sessione, andando su Project Setting qua giù. E sulla spunta media abbiamo la WAV Bit Depth o profondità in bit.
In questo momento la mia è settata a 24 bit perché la mia scheda audio supporta fino a 24 bit. Ma che cos'è questa profondità in bit? È la gamma dinamica disponibile prima di arrivare in distorsione o saturazione. E come si riflette quindi sulla nostra registrazione? Sostanzialmente più bit abbiamo a disposizione, più sarà difficile andare in saturazione involontaria durante la registrazione, quindi andare in clipping sostanzialmente. Per cui più bit depth abbiamo a disposizione e meglio è, perché sarà molto più difficile andare in distorsione. Al contrario, se io avessi 16 bit, come assegnato, andrei molto più facilmente in distorsione. Questo dipende esclusivamente però dalla possibilità della vostra scheda audio. La mia, come ho detto, arriva a 24 bit. Se voi ne avete una che arriva a 32, a 64 bit, assolutamente fatelo, peserà di più la registrazione che andete a fare, ma avrete molti meno problemi in fase di registrazione, poiché non andrete facilmente in distorsione. Detto questo, adesso andiamo a vedere alcune cose dell'interfaccia che sono fondamentali per iniziare a registrare e iniziare poi così la parte più divertente del nostro programma. Qua giù, come possiamo vedere, abbiamo la time signature in 4 quarti di base e soprattutto la possibilità di selezionare il BPM della canzone che vogliamo andare a registrare. Ora, in questo caso, io andrò a registrare una canzone che ho prodotto personalmente e la ripropongo qui per vedere come la si registra in tempo reale. È una canzone di Francesco Di Giulio, un ragazzo molto promettente, molto bravo, che suona la chitarra acustica molto bene, canta bene, scrive bene e aveva bisogno appunto di un produttore che potesse arrangiare le sue canzoni, quindi lui, portando la canzone da me, mi ha chiesto se volevo arrangiarla e a me è piaciuta molto e l'ho fatto molto volentieri. Quindi adesso andremo a riproporre questo arrangiamento per vedere come effettivamente si possono utilizzare la scheda audio con i suoi ingressi e la tastiera MIDI per andare a creare una canzone. Quindi andrò a impostare un BPM di 88 come da canzone originale. E fra tutte queste piccole iconcine che andremo a vedere alcune più tardi, vi mostro subito questa qua, che è l'attivo e spengi, accendi spengi del metronomo. Quindi quando noi andiamo ad attivare il metronomo a 88 bpm, andiamo a riprodurre e iniziamo a sentire appunto il metronomo. Ovviamente se io lo disattivassi, riproducendo, non ci sarebbe nessun suono. Per cui noi adesso lo andiamo ad attivare e col pulsante destro possiamo andare a settare il nostro metronomo come preferiamo, sia a livello di accenti, anche se già così mi piace, sia a livello di volume. E a livello di volume generale io tenderei ad alzarlo. Poi, in base a quello che dobbiamo fare, possiamo sempre tornare in questa sezione qui premendo col tasto destro su Metronome Enable e andare a modificare il nostro preset di metronomo. Molto bene, a questo punto dobbiamo andare a vedere come creare una traccia, come registrare su quella traccia. E in realtà su Reaper non c'è niente di più semplice, perché ci basterà cliccare due volte su questa sezione per creare una nuova traccia. Non avremo bisogno di creare una traccia audio o una traccia MIDI perché le tracce sono ibride e saremo noi poi a sceglierne la destinazione senza dover creare una traccia particolare. Quindi le tracce sono tutte così, ci basterà fare doppio clic in questa sezione per crearne altre. Ok? Dopodiché dovremo andare ad armare il record qua giù per permettergli sia di registrare, ma non solo, anche di attivare questa sezione qui che ci consente di scegliere l'ingresso che vogliamo. In questo caso io sto usando una scheda audio due canali, quindi se vado su input mono potrò scegliere input 1 o input 2. Se vado su input stereo, input 1 e input 2, perché l'ingresso stereofonico prenderà due ingressi insieme, gli unici due che la mia scheda audio ha disponibili. Quando invece vogliamo andare su la tastiera,
che in questo caso vi ricordo è la Q25, andremo su Input MIDI e andremo ad attivare All Channels sulla Q25. Adesso, per iniziare, voglio registrare una parte di chitarra acustica, farvene vedere solo un pezzo all'inizio per evitare che il video vada via solo a vedere me che suono. Vi farò vedere quindi come funziona la registrazione e di conseguenza anche l'editing, cioè andare a rimettere a tempo, a mano, determinate parti che sono state suonate. Termina qui il primo episodio del nostro video corso. Nel secondo episodio andremo a registrare la chitarra acustica, ad editarla e vedremo come comporre un brano con le informazioni appena acquisite. Io sono Santi Geronimo, questo è il Capo Vintage Studio, ci vediamo al prossimo episodio.